Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Alessandra Bazzardi, buongiorno. Lo sappiamo, il TAR ha deciso, si tornerà alle urne per un ballottaggio che vedrà protagonisti Carlo Barbieri, questa volta con Perezzo Ghezzi. Cosa accadrà da domani in poi nell'ambito del Partito Democratico? Buongiorno a tutti. Accadrà che i vogheresi saranno veramente chiamati alla partita finale, cioè a decidere chi sarà il sindaco per i prossimi 4 anni, senza appello, perché non ci saranno appelli. Quindi decidere se confermare questa giunta o dare una svolta. Noi ovviamente, io in primis, cercheremo di convincere i cittadini, ma non convincere elettoralmente, cioè convincere proprio che potrebbe esserci una svolta, quindi di votare e di darci fiducia. Questo non significa, appunto, essere andati al ballottaggio non significa né aver vinto, né, non credo che abbia vinto nessuno, ha vinto la giustizia, ma sicuramente, come abbiamo già ripetuto, noi avremmo preferito che tutto questo non succedesse, che non ci fosse stato un blocco, anche proprio per evitare il commissariamento, e infatti avevamo fatto un ricorso d'urgenza. Insomma, è inutile ripetere l'iter con cui siamo arrivati alla sentenza del TAR, però noi siamo stati proprio i primi a denunciare che c'era stato un errore, perché io ripeto, è stato un errore. E proprio per il bene della città noi cercheremo di operare affinché questa fase di commissariamento, questa fase elettorale, sia il più breve possibile. Tutti vogliono avere un nuovo sindaco, il sindaco eletto dai vogheresi, e io dico solo ai miei che tutto quello che possiamo fare per vincere questa battaglia dovremo farlo. Cioè, io non voglio che nessuno si risparmi, non significa vincere, ma fare il massimo per arrivare al risultato. Ecco, qualcuno però sostiene che il commissariamento potrebbe durare un anno e che per tornare a votare bisognerà aspettare addirittura il 2017. Io mi auguro di no, nel senso che la città deve continuare il suo percorso con una giunta, con un sindaco, con degli assessori, e quindi mi auguro che sia la partita finale. Poi sinceramente lo decideranno le istituzioni e la magistratura. L'assessore Marina Zaretti, nel corso di un'intervista rilasciata a JabTV, si è detta preoccupata per i blocchi che potrebbero impedire la realizzazione del progetto legato al teatro sociale, ma addirittura ieri ha chiesto il festival alla Fiera dell'Ascensione. I vogheresi devono preoccuparsi? Io dico, pensate a noi, che sono 9 mesi che potevamo avere in mano noi questi progetti, e comunque, insomma, non c'è stata data la possibilità. In questo anche noi abbiamo avuto un blocco. Ripeto, bisogna usare molta calma, bisogna usare molta intelligenza, perché non è una scelta facile quella dei vogheresi, e io proprio nel rispetto dei vogheresi non ho degli atteggiamenti di trionfalismo o di sicurezza, vinceremo, faremo, andremo, no, lo decideranno i vogheresi, e io assolutamente rispetterò questa scelta. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.